Torna dopo 2 anni il cross di primavera. 2 giornate all'insegna del divertimento e del contatto con la natura, dedicato ai più piccoli della città. L'evento, fortemente voluto dal professor Veletti, dà il via alla sua 11ª edizione. Un'iniziativa che dopo 2 anni di pandemia ci ha lasciati sorpresi per la forte partecipazione. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni in anticipo, per cui sarà un parco pieno di bambini che hanno voglia di riappropriarsi della libertà e della voglia di stare all'aria aperta. 2 giornate intense che non basterebbero perché c'è una forte richiesta, comunque la risposta dei bambini è forte, per cui una voglia di fare sport, una voglia di vivere ancora la loro vita e di stare insieme. Non esiste modo migliore per inaugurare quella che è la primavera, con attività sportiva fatta all'aperto. Finalmente quest'anno riparte, è un grosso coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici di Gela, scuole primarie e secondarie. Speriamo che sia una giornata di festa e di sano divertimento per tutti i bambini e le famiglie e gli insegnanti che li accompagneranno. Un momento che dà la possibilità ai giovani studenti delle scuole primarie e medie di riscoprire il piacere dello stare insieme lontano dalle mura delle classi e la possibilità di tornare a gareggiare e sfidarsi in modo sano. L'attività motoria è fondamentale per avere una mens sana in corpore sano, ma in alcuni bambini è ancora più importante proprio perché stimola il contatto con la natura, unisce il movimento anche a un'attività anche di tipo alimentare sana, e allora in questo modo avremo bambini che possono stare bene e cittadini futuri che cresceranno ancora nel miglior modo possibile. Queste giornate saranno finalmente giornate dedicate alla spensieratezza, ai colori, alla natura, al contatto con gli animali, cosa chiedere di più per i nostri bambini che sono stati 2 anni chiusi senza poter far nulla, senza poter avere contatto con i propri coetanei, senza un sorriso, se non un sorriso tramite cellulare o internet. Finalmente si possono guardare negli occhi, finalmente possono correre e noi siamo accanto a loro per questi momenti di gioia. Non sempre Croce Rossa è quando ci sono dei momenti critici, come in questo momento, per esempio, noi siamo presenti anche in Ucraina, ovunque. Ci voleva per tutti, anche per noi, un sorriso e uscire all'aria aperta. Alla manifestazione saranno presenti anche le giacche verdi, accompagnati dai loro cavalli e dagli animali della mini fattoria, per favorire l'incontro con gli amici a 4 zampe e abbattere le barriere e le paure che spesso nascono nei bambini. È una cosa bellissima, anche perché i bambini oggi hanno un po' paura, però quando poi glieli fai veramente toccare, capiscono che l'animale non gli fa nulla, per cui anche loro poi incominciano ad avere l'amore per gli animali, ma se non iniziamo da piccoli a fargli avere amore per gli animali, purtroppo è una dura battaglia fargli conoscere da grandi.